Parliamo ancora di asteroidi, ma in questo caso asteroidi che non ci minacciano, che non minacciano di scontrarsi con il nostro pianeta. Sono gli asteroidi troiani. Sono chiamati così quegli asteroidi che condividono l'orbita di un pianeta. Naturalmente gli astronomi li seguono e li conoscono da tempo. Fino a qualche anno fa, i soli pianeti che possedevano degli asteroidi troiani erano Marte, Giove e Nettuno. Ora, dal 2010, è stato scoperto che anche la Terra ha il suo asteroide troiano. Per troiano si intende un asteroide o un satellite naturale che condivide la stessa orbita di un pianeta. State vedendo delle immagini che vi fanno vedere come si muovono pianeta, Terra e il suo troiano. Sono posti questi troiani in corrispondenza di due punti di Lagrange, cioè zone dinamicamente stabili poste a circa 60 gradi davanti e dietro il corpo celeste più grande. Il nostro troiano si chiama 2010 TK7, mi meraviglio che non ci abbia uno dei tanti nomi di fantasia che magari si rifanno alla mitologia. Questa è la sigla con cui è stato denominato appunto il nostro compagno di viaggio. Pensate che è un asteroide di 300 metri di diametro e si trova a 80 milioni di chilometri appunto nel punto di Lagrange L4. A scoprirlo è stato il telescopio orbitante WISE. 2010 TK7 è un troiano temporaneo, non ci farà compagnia per sempre. A differenza dei troiani di Giove, i quali orbitano su orbite sostanzialmente stabili, il nostro troiano è instabile. La sua orbita è rimasta comunque abbastanza stabile per almeno 10.000 anni e continuerà a rimanerlo per lungo tempo, anche se le previsioni al momento non possono andare oltre i 7.000 anni. Comunque, tranquilli, c'è tutto il tempo per studiarlo, le distanze che separano 2010 TK7 dalla Terra non destano alcuna preoccupazione. Attualmente parliamo di 80 milioni di chilometri, destinati a scendere, almeno nei prossimi 100 anni, al di sotto dei 24 milioni di chilometri. Un margine ampiamente sicuro. Non facciamo allarmismi e godetevi queste immagini computerizzate che fanno vedere questa danza che c'è fra il nostro troiano e la Terra. Grazie, alla prossima.